insieme a IMDb cantiamo. Buon giovedì a tutti e bentornati sulla trasmissione di approfondimento politico della radio web più ascoltata del Piemonte, per ora Electoradio, ossia il Tafano. Io sono ai voi il Pino, posso dirlo tutto il nome anche perché non l'ho mai detto, DJ Pino Zappa la Terra, eh sì esatto, e do il benvenuto, il bentornato a Giorgio, il mio compagno di viaggio. Lieto di sentirvi nuovamente con noi, abbiamo un ospite, un giovane politico, Piercarlo Buggin, che si presenta per il Consiglio Comunale di Villa Stellone e che noi utilizzeremo nel corso della trasmissione non solo per parlare dei suoi specifici problemi del comune nel quale si presenta, ma per dare delle opinioni sulla scaletta e sui vari altri argomenti che abbiamo in programma. Ciao a tutti. Benvenuto. Allora, perché abbiamo voluto invitare un candidato a un consiglio comunale di un paesino più piccolo? Perché noi abbiamo cercato di sviscerare tutte le elezioni amministrative che saremmo invitati a votare, ossia Parlamento europeo, elezioni regionali, almeno per i piemontesi, e anche moltissimi paesini, moltissimi comuni vanno alla sostituzione del sindaco e dei consiglieri del consiglio comunale. Tu, Pier, cosa pensi che veramente possiamo chiedere ai nostri parlamentari che verranno eletti di chiedere con forza al Parlamento europeo? Personalmente uno vorrebbe sempre avere tutti i mezzi propri per fronteggiare ogni singolo problema. È chiaro che l'Europa purtroppo bisognerebbe partire a monte, cioè l'Europa dovrebbe essere quel grosso stato che racchiude in sé tutti gli altri stati. Un occhio più attento all'Europa, a questo problema, ai nostri parlamentari che poi verranno eletti, sicuramente non sarebbe male, ecco. Renzi, politico vero, va a porta e ovviamente che cosa dice? Dice: signori, io sono l'uomo delle riforme, devo riformare tutto perché se no fino al 2018 non arrivo, anche perché lui, ragazzi, ha il peccato originale, non è stato votato, per cui o fa o se no deve per forza decadere. Pertanto lui cosa ha detto? Se non si fa la riforma del Senato, me ne vado. È evidente che ha un bel compito, cioè come ha detto Pino prima, purtroppo non è stato eletto direttamente dai cittadini. Ha preso in mano un paese in crisi, un paese in difficoltà, deve riportarlo in alto, ma giustamente non essendo eletto può dire quello che vuole, però il problema è lì. La realtà dei fatti è che Renzi è veramente tirato per la giacchetta da qualunque persona umana. È difficile governare in questa situazione. Parecchio difficile. Speriamo. Io la riforma del Senato la vedo utile, comunque, a prescindere da chi la faccia. La vedo molto utile. Cosa ne pensi della riforma delle province? Così incominciamo ad avvicinarci al tema tuo, poi quello quindi più comunale, quindi di una politica 2.0 differente, no? Una politica magari forse più dedicata e rivolta alle piccole cose, no? La riforma delle province, allora, tra virgolette, è una riforma che ci poteva stare. Io non sono da consigliere uscente, non sono d'accordo su questi tagli alla politica così drastici, cioè riduzione del numero di consiglieri, abolizione delle province, eccetera. Cioè non si può fare un lavoro del genere. Un consiglio comunale di Villa Stellone ad oggi, cioè fino al 25 di maggio, è formato da 17 persone. Ora ci andremo alle elezioni per rinnovare il consiglio formato da 12, e quindi c'è una riduzione di 5. Ma il problema qual è? Il problema è che siamo arrivati al pelo, perché dovevamo essere, essendo sotto quei 5.000 abitanti, a 7. Ora, amministrare un comune, la cosa pubblica, in 7 persone, cioè non è così facile. Sì. Il 2013 per me è stato l'anno più glorioso della legislatura di Villa Stellone, perché sono riuscito a percepire in un anno 180 euro. Per dire che purtroppo c'è questa brutta idea del politico che guadagna un sacco di soldi. E per riallacciarmi al discorso che ti facevo prima, io per carità ho un lavoro, lavoriamo tutti, trovare, è vero, il tempo e la passione in cui c'è sempre, perché per quanto mi riguarda trovo il tempo anche alla sera di fare politica a Villa Stellone eccetera, però diventa duro, un taglio così drastico io l'avrei ridimensionato un attimo. I comuni d'Italia, l'articolo 114 della Costituzione li regola in modo
decorosamente preciso. I comuni italiani sotto sono 8.057, ma non dimentichiamo che sopra i 50.000 abitanti sono 150. E allora gli amministratori di questi comuni sono degli splendidi volontari che portano avanti la loro croce con una notevole dedizione. Purtroppo l'hanno fatta, hanno deciso di fare questo cambio, questi tagli, eccetera, tutto troppo veloce. Nel senso, io mi rendo conto che uno dice, vabbè, bisogna tagliare i costi della politica, benissimo, tagliamo i costi del Consiglio Comunale, esempio Villa Stellone, benissimo. Alle prossime elezioni, quindi, da 17 a 12, bene. Ma poi, hai detto tu bene, Giorgio, prima, bisogna consorziarsi, bisogna unirsi in determinati argomenti, in determinate situazioni. Ma poi siamo noi come comuni piccoli, siamo sempre purtroppo vincolati dall'alto. E io faccio solo un esempio, poi non tedio più, del patto di stabilità. Villa Stellone è un comune virtuoso con 640.000 euro di attivo, ma con questo patto di stabilità alcuni soldi non li puoi usare. Allora, interessante argomento, interessante conoscere queste informazioni. Sarà per noi argomento di meditazione, perché ci rendiamo conto delle problematiche, e allontanare i giovani dalla politica dei piccoli comuni mi pare un'operazione suicida, veramente. Temo che i politici nazionali spazzino a quote talmente elevate che perdano di vista questi piccoli problemi molto molto terra terra e molto quotidiani. Hanno perso la realtà delle cose. Tanto contano, cioè incidono, i partiti politici in un paesino di 5.000 persone. Allora, noi a Villa Stellone siamo al 25 maggio, si sfideranno tre liste, di cui è una quella che rappresento insieme per Villa Stellone. Sono tre liste civiche. Tre liste civiche di cui, per carità, chi fa parte del Consiglio Comunale ha una sua idea politica, è giusto che lo abbia. Però devo dire che i partiti politici da noi contano a livello, uno, di campagna elettorale, e due di come dire, percentuale di voto, quindi divisione dei voti, poco. In effetti il piccolo comune comincia a sembrare la gestione della famiglia, dove le capacità individuali sono fondamentali e si risponde esclusivamente alla propria coscienza. Questo sarebbe, secondo me, l'ideale di ogni politico a qualsiasi livello. Non dovremmo neanche chiamarci politici, ma amministratori. Cioè, a me non piace chiamarmi politico, ma amministratore. Mi pare già Villa Stellone un paese estremamente competitivo, perché avere tre liste. Sì. Nei paesi piccoli abbiamo visto, i giornali di oggi quasi tutti presentavano il numero di paesi, comuni italiani dove si presenta un'unica lista. Quanto costa una campagna elettorale per un paesino, per un comune? Paesino non è, anche perché comune. Credo che una campagna elettorale a Villa Stellone, quando si spende dai 600 ai 1000 euro, noi ci paghiamo le nostre cose, finanziati in proprio, quindi poi qualcuno mette di più, qualcuno mette di meno, dipende. Allora, dici le 5 cose che tu ti impegni a fare. Prima cosa, quindi non mai montarsi la testa, eccetera. Seconda cosa, aiutare i giovani a cercare una giusta collocazione, quindi fornirgli tutti gli strumenti necessari. Ti facciamo invece i nostri migliori auguri perché tu possa fare qualcosa per te stesso, ma soprattutto per i tuoi concittadini. Grazie. Da parte nostra ringraziamo, oltre a te per la partecipazione, grazie, gli ascoltatori che come sempre hanno questa grande pazienza. Quindi arrivederci alla prossima settimana. Ciao. E ci lasciamo con la nostra sigla. Io rimango se lei mi fa parlare. Tacci, 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 vuole che me ne vada? No. Mi sei bruciato per le bandiere.